ci saranno tantissimi artisti che coloreranno appunto con le loro opere i muri di questo quartiere. Tu cosa pensi della street art? Assolutamente un progetto che negli ultimi anni ha valorizzato zone di Roma. È un piacere passare per quelle zone e vedere queste opere immense. Poi la cosa che mi ha sempre colpito è la dimensione. Cosa ti aspetti dagli artisti che appunto lavoreranno in questo quartiere? Beh, in una parola, arte. Il piacere comunque ce l'ha questo quartiere, in realtà ci interessava proprio questo, cioè appunto ridare una certa identità anche a tramite le opere d'arte. Certo, quasi 15 anni qui in questo quartiere, fa parte anche di un'associazione che lavora e si chiama Parco. Amici del Parco Undicesimo. A lei personalmente piace l'idea di street art, di arte? Sì, molto, che è una cosa positiva, è una cosa per mantenere il degrado nei quartieri, ben venga. Certo, perché certo, bello, è arte. E che cosa avrebbe rappresentato sul muro, per esempio? Beh, innanzitutto i colori sono importanti. E poi fiori. Parte 2020, un progetto della street art. Lei cosa pensa della street art? È utile a riqualificare un quartiere, a renderlo più bello? A me piace molto la street art, quindi mi soffermo spesso a guardare questi disegni dove mi capita di incontrarli. Sì, l'arte urbana per me è un simbolo abbastanza artistico, è bello, è colorato e comunque dà novità a quartieri ed è una cosa bella anche da vedere. Lei cosa pensa della street art? Bellissimo. Io ho fatto anche un progetto, sono andata a fotografare a Tormarancia, dentro il condominio di Tormarancia, ho fatto alcune foto, bellissimo. L'elaborato dell'artista è incentrato sul tema dell'equilibrio tramite il contatto tra la natura, le proprie radici ed il rapporto col presente e col futuro, così come il quartiere. Cosa ti aspetta da questo progetto che quest'anno appunto riprende vita in questo municipio? A me piace molto che abbia coinvolto insomma diverse aree di questo municipio e quindi mi aspetto che appunto diciamo il bello contamini un po' le strade di questo territorio, insomma, che poi è già connotato con tanti murales, con tante opere di street art. Quindi, insomma, mi piace che anche altre zone del municipio possano fruire di questa azione. Secondo lei qual è il punto di forza sotto il punto di vista culturale del municipio ottavo? L'attivazione è una collaborazione fortissima che quindi riesce a portare tante cose, tanti eventi, tante azioni culturali anche diciamo date da una collaborazione reciproca.